Ciao a tutti, sono Daniele e questo è il video biga. Allora, non faremo oggi la solita biga che vedete dappertutto, ma faremo il mio preimpasto. Cosa cambia? Cambiano le dosi. Abbiamo un chilo di farina. Partiamo subito con la ricetta, perché siamo in un video ricetta, quindi un chilo di farina. Io sto mettendo una farina forte, con il W molto alto, è 3,90, ed è una farina che ci permette di fare questo preimpasto e poterlo utilizzare tranquillamente anche il giorno dopo, due giorni dopo, senza perdere la forza che ci serve. Che la forza sia con te. Cosa dobbiamo fare? Se avete pazienza, prendete il lievito, lo mettete nell'acqua e lo sciogliete con un cucchiaino in maniera molto tecnica. Io questo video lo sto facendo in maniera velocissima, anche per provare la telecamera nuova. Prendo un panetto di lievito, lo taglio in 4 parti, 3 le mettiamo nella biga, nel preimpasto, 1 lo mettiamo da parte e ci servirà per l'impasto, ovvero per quando il giorno dopo andremo ad usare il nostro preimpasto e aggiungeremo quello che c'è da aggiungere. Questo sarà lo start per cominciare. Dobbiamo sciogliere il nostro lievito. Andiamo a mettere l'acqua. Acqua, mezzo chilo d'acqua pesata. La mettiamo tutta. Quindi questo non è una biga, questa qua è un preimpasto ed è al 50%. L'acqua pesa la metà della farina. La differenza con la biga è che la biga è al 45%. Questo verrà più morbido rispetto alla biga, avendo più acqua, e quindi avrà una potenza esplosiva, anche perché stiamo mettendo un bel po' di lievito, e ci darà sia i profumi e tutto ciò che ci serve per fare un impasto ben potente, molto, che spinga molto, ma anche ci darà una facilità di impastamento dovuta al fatto che è già un impasto più morbido rispetto a una biga, che è di solito un po' più duretta. Ora spero che voi vi vediate, anche perché non conosco bene questa telecamera, quindi non so se riuscirò a farvi vedere per bene cosa sto combinando, ma sto impastando con il mestolo per non imputtanarmi le mani. A chi è rivolto questo preimpasto? È rivolto a chi, non avendo l'ausilio di una macchina impastatrice a casa, vuole fare comunque della ottima pizza con i bordoni giganti e soprattutto pizze molto idratate. Vi dà una bella mano nel mettere acqua, perché voi trovate un impasto già con una presenza di acqua maggiore rispetto alla biga classica, e quindi potete arrivare a idratazioni che siano il 70-80% tranquillamente, anche a mano. È una procedura molto complessa farlo senza biga; con la biga, con il preimpasto, sarà tutto molto più semplice. Allora, prerogativa del video, deve essere tutto molto veloce e facile. L'abbiamo fatto, questo è il nostro preimpasto. Togliamo tutto dal cucchiaione. Questo è il nostro preimpasto e dobbiamo assicurarci che non ci sia farina cruda in giro. Amalgamiamo un pochettino con la mano. Come vedete è un composto grossolano che fa un odore fantastico di lievito, che andrà a riposare in frigo per
Io vi direi 24 ore, ma voi se ne avete bisogno dopo 6 ore, 3 ore, fatevi voi i calcoli. L'importante è vada in frigo e riposi ben coperto, se no va a seccare troppo. Lo potete usare anche in base alla farina che usate, questa è una farina molto forte, lo potete usare anche 2 giorni dopo, 3 giorni dopo massimo, ed è la mano santa per i vostri impasti di pizza. Volete vedere il risultato? Scrivetelo nel Se volete vedere il risultato, scrivetemelo nei commenti e faremo una guida come fare l'impasto a mano con questo preimpasto, e senza l'ausilio di macchinari troppo tecnologici, anche perché capisco che a casa possibilmente non ce li avete, e quindi vorrei fare una guida per poter fare anche a casa con gli strumenti che sono a casa, senza dover comprare macchinari costosissimi, per fare una pizza come in pizzeria. Non dimenticate di seguirmi.